Daniel Fusinato, il bambino di 10 anni ucciso assieme al fratellino di 5 nella tragica sparatoria ad Ardea, era, come molti suoi coetanei, un grande appassionato di calcio. Giocava come portiere nei Pulcini dell'Ostiamare. La domenica della tragedia sarebbe dovuto essere in campo per un torneo, ma all'ultimo momento gli organizzatori hanno deciso di spostare le partite al giorno dopo. Il ricordo di Daniel è affidato al direttore generale dell'Ostiamare, Luigi Baglioni. Purtroppo il settore giovanile mi porta alla cronaca di questi giorni, perché un bambino di 10 anni è scomparso nella tragedia di Ardea, giocava nell'Ostiamare, era il portierino dell'Ostiamare, sarebbe dovuto andare alla Lazio. Io le chiedo un ricordo del bambino. Questi giorni poi noi abbiamo cercato di fare il silenzio dopo gli accadimenti, anche perché noi abbiamo saputo domenica pomeriggio, mentre facevamo la nostra partita di Serie D, che io ho seguito il telegiornale fino alle ore 15 e i ragazzi che erano stati uccisi, i bambini, io non sapevo che erano due ragazzi nostri, perché pensavi Ardea, pensavi tutto. Quando sono arrivato al campo mi è arrivato un messaggio alle 15.30 che diceva che quelli uccisi erano due ragazzi Fusinato. Ci ha preso un colpo, perché i bambini, specialmente Daniele, ma anche il piccolino, stava sempre lì, venivano molto prima a giocare. E come ho detto, rispettiamo i valori della famiglia di stare vicino a loro, ma nel completo silenzio e affetto. Danielino era un portierino piccolino, era stato premiato, come avete visto, come miglior portiere in qualche torneuccio, ne abbiamo tanti come lui, avrà avuto sicuramente un bel futuro calcistico, però come ho detto stiamo vicini adesso come società a tutto quello che è successo alla famiglia e ci dispiace tantissimo quello che è successo, e sicuramente l'aiuto nostro sarà meglio questo, di stare loro vicino, sia a loro che ai bambini che fino a ieri sono venuti a piangerlo in società.